Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come potete leggere dal titolo, siamo qui oggi con un video haul in cui vi farò vedere tutte le cosine che ho preso nell'ultimo periodo. Ecco qui la borsa di roba. Sono stata da Primark e per questo haul ho principalmente vestiti, ma appunto non solo, perché ho anche un paio di oggetti vari e qualcosina anche di beauty, quindi direi di iniziare proprio da quelle. E appunto da Primark ho preso queste due maschere, entrambe con aloe vera, quindi probabilmente lenitive, una con l'unicorno e una con i roller, e un'altra maschera che non riuscite bene a vedere perché è mezza olografica, comunque è soltanto per questa zona da mettere dopo la mascherina, che va tipo a pulire la zona. Vi farò sapere quando le proverò come mi ci troverò sulle stories di Instagram, quindi vi ricordo, andate a seguirmi pure lì, vi lascio giù nell'info box ovviamente tutti i miei link, sia di TikTok sia di Instagram, tutto quanto, quindi mi raccomando, vi aspetto lì. Procediamo con NYX. Ho voluto provare una di queste NYX lingerie XXL di cui tutti parlano in questo periodo, mi ci sono incuriosita. Ho voluto provare la numero 10 low cut. Devo dire che l'ho già provata, mi piace tantissimo, è super resistente, super opaca, veramente top. Quindi credo che prenderò altre shade, ho già adocchiato la numero 2, ce ne sono tantissime super belle, se vi piacciono i nude andate a dare un'occhiata. E sempre come rossetti, questi due di MAC, che erano tipo in super mega sconto, e ho preso Young Attitude e Simply Smoked. Allora, questo è molto 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 freddo, molto tendente al grigio, invece questo è un color petrolio, non so se si capisce bene dal video, però è un bellissimo color petrolio. Proseguiamo con le altre due cosine che non c'entrano nulla con l'abbigliamento, e sto parlando di questo piccolo unicorno della Tai. Tra l'altro, se mi seguite dal vecchio canale, commentate qui sotto con un piccolo unicorno se vi ricordate dei miei video della Unicorn Family. E sempre per restare a tema, ho trovato da Primark, tipo in sconto a 2 euro, un cavo per il telefono, questo tanto per iPhone. Tra l'altro sulla confezione c'era scritto che va bene solo con l'iPhone proprio, cioè tipo con l'iPad meglio di no. A tutti questi unicornetti, tipo come se fosse un po' una lucina natalizia. Potevo lasciarla lì, figuriamoci, no. Passiamo ora all'abbigliamento e direi di iniziare dalle uniche due cose che non sono di Primark. E sto parlando di questo crop top rosso della Coca-Cola, manica lunga. Sembra tipo felpina, però è una maglietta un po' pesante a manica lunga. E questa l'ho presa da Telly, è tipo della nuova collezione, mi sembra di aver capito. Mentre questa, magari l'avete visto in uno dei miei ultimi video, è un crop top con il coniglietto di Playboy, e questo è di Tezenis, di una delle ultime collezioni appunto. Ha la manica tipo corta ma larga, e ha appunto questo veste oversize, quindi la manica alla fine va a finire tipo tre quarti. Passiamo ora a Primark e ho preso questa maglietta di Def Leppard, che non è assolutamente né la mia taglia né un modello che mi piace perché ha gli spallini tipo imbottiti, e voi vi chiederete perché allora l'hai presa. È che stavo cercando una maglia di Def Leppard da anni. Ho guardato anche se magari ci fosse stata una taglia più piccola e non c'era. Mi sono accontentata di questa perché comunque la stampa mi piace tantissimo. Per il resto non c'è problema perché me la posso modificare. La stringerò un pochino, modificherò un po' qualcosa nel collo, insomma vedremo. Passiamo ora invece ai pigiami. Io ho preso questi shorts super semplici neri di Friends. Io questi li utilizzo veramente un sacco in estate da star per casa. Pigiamino dei Guns N' Roses. Questo è il top, mentre questi sono i pantaloncini. Ovviamente il top lo utilizzerò anche per uscire. Pigiama della Chupa Chups, anche questo ha sia sopra che sotto. Non so se riuscite a capirlo, ma ha la scritta tutta glitteratina ed è tipo rosa pastel. E questo è il sotto. È lungo, però materiale super leggero, che anche per questo periodo lo trovo veramente perfetto. E finiamo con la felpa di Taz. Mi piace tantissimo. Tra l'altro ha i piedini Taz che mi ricordano un sacco quelli di una delle mie due porcelline d'India, e quindi impazzita. E questo sarebbe sì un pigiama, dentro è felpatino. Però anche questo magari con il giusto outfit
outfit di sotto potrebbe essere utilizzato anche per uscire. E infine non c'entrano assolutamente niente con l'abbigliamento, ma erano finiti in fondo alla busta, me ne ero totalmente dimenticata. Due pacchi di dischetti grossi, questi di Primark ovali, li prendo sempre quando vado perché sono super comodi e io ne faccio fuori tantissimi. Quindi niente, questi sono tutti gli acquisti dell'ultimo periodo, io spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere qua sotto con un commentino qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!